14 giugno, come già detto, giornata mondiale del donatore di sangue, una giornata istituita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2005 per sensibilizzare sull'importanza che i donatori di sangue, volontari periodici non retribuiti, rivestono per quanti necessitano di trasfusioni sicure. Oggi ne parliamo con Tonia Nardella, presidente Avis di San Giovanni Rotondo. Buongiorno Tonia, benvenuta. Buongiorno, grazie per questo invito e per questa possibilità. Grazie a te per la disponibilità a parlare di questo tema così importante. Lo abbiamo già ricordato stamattina, donare fa bene tanto a chi dona quanto a chi riceve, per cui è giusto parlarne, perché il sangue non si può riprodurre il laboratorio. Esattamente, è sicuramente l'unico farmaco salvavita che non è riproducibile in laboratorio. Non si può comprare, non si può vendere, quindi ovviamente i donatori sono l'unica fonte di questo elemento essenziale che, ricordiamoci, non è necessario solo quando qualcuno fa un incidente, ma tutti i giorni ci sono ammalati che necessitano del sangue dei donatori. E molte volte, ecco, questo piccolo gesto, che in realtà è un grande atto di amore, è riservato ad alcune persone più coraggiose, se vogliamo dire così. A volte ci facciamo bloccare da quel pizzico che è necessario per poter realizzare appunto il passaggio del nostro sangue alle persone che ne hanno bisogno. Ci vuole un po' di coraggio a volte. Sembra strano, però pare che appunto questo ago impaurisca molti, però è davvero solo ed esclusivamente un secondo, un millesimo anzi di secondo, l'attimo in cui viene appunto forata la nostra pelle e il sangue fluisce immediatamente. E, si può semplicemente guardare dall'altra parte mentre viene effettuata questa operazione. Bisogna ricordare che con 10 minuti della nostra vita, davvero sono 10 minuti, periodici tra l'altro, salviamo effettivamente la vita vera delle persone vere. A volte immaginiamo chissà quale grande gesto possiamo fare per salvare bambini lontani a centinaia e centinaia di chilometri, quando poi invece con 10 minuti della nostra vita comodamente sdraiati su un lettino possiamo salvare la vita delle persone vere. Poi noi a San Giovanni, che doniamo solo ed esclusivamente per Casa Sollievo della Sofferenza, insomma, gli ammalati ce li abbiamo a due passi. È vero, il gesto è ancora più carico di significato. E per tornare invece alla puntura che avviene sulla pelle, un po' come quando abbiamo paura dell'altezza, basta guardare in alto e superiamo questo scoglio. Per questo è molto importante il lavoro che le associazioni come Avis fanno quotidianamente tutto l'anno per sensibilizzarci a questo tema. Avis in maniera particolare ha realizzato anche due video, andiamo a vedere il primo per approfondire meglio la tematica. Il sangue è fonte di vita. Le sue componenti rappresentano un insostituibile presidio sanitario negli interventi chirurgici e ortopedici, nella cura delle ustioni e delle emorragie, nei trapianti di organi e tessuti, nella cura di malattie gravi quali tumori, leucemie, anemie croniche. Le trasfusioni di sangue ed emocomponenti sono considerate un livello essenziale di assistenza e la loro gratuità è tutelata dalla legge. Il sangue è costituito da una componente cellulare di cui fanno parte i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine, che rappresenta circa il 45% del totale, e da una componente liquida, il plasma. I globuli rossi, chiamati anche eritrociti, hanno il compito di trasportare l'ossigeno ai tessuti, grazie a una proteina, l'emoglobina. I globuli bianchi, chiamati anche leucociti, hanno invece una funzione di difesa dell'organismo in caso di attacchi da parte di virus, batteri, parassiti e da corpi estranei che penetrano al suo interno. Le piastrine, infine, favoriscono la coagulazione del sangue e la cicatrizzazione delle lesioni. Il plasma è costituito prevalentemente da acqua, nella quale sono trasportate molte sostanze, quali proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Dal plasma è possibile ottenere dei veri e propri farmaci, fattori per la cura dell'emofilia, le immunoglobuline, come quelle antitetano, e l'albumina, impiegate in alcune patologie del fegato e dei reni. In Italia ogni giorno più di 1700 pazienti ricevono una o più trasfusioni, ed è quindi fondamentale garantire sempre e ovunque la disponibilità di questa preziosa risorsa,
Il Centro Nazionale Sangue ha il compito di coordinare un complesso sistema organizzativo in cui sono interconnesse tutte le regioni, le aziende ospedaliere e le associazioni di donatori volontari di sangue come Avis. Un sistema ben articolato in grado di rispondere in qualsiasi momento alle esigenze del territorio, anche in occasione delle grandi emergenze come le calamità naturali o i gravi incidenti. Ricorda, il sangue non è riproducibile in laboratorio, per questo è così importante donare. Scopri gli altri video formativi sul sito avis.it e sulla nostra pagina Facebook. Sono molto contento di poter parlare con te, Tonia, stamattina di quanto sia bello ed importante donare sangue. Ti confesso, ma credo che sia un episodio che è capitato a tanti di noi, che il giorno stesso che ho compiuto 18 anni io ho fatto la mia prima donazione, perché donare è veramente bello, oltre che importante, ed è uno dei pochi gesti concreti di bontà, di generosità che possiamo fare per il nostro prossimo. Sì, proprio così. Infatti i valori, se vogliamo, che si trasmettono attraverso la donazione sono quei valori universali che riempiono proprio la vita delle persone. Parliamo del volontariato, parliamo della gratuità, parliamo anche della periodicità, cioè essere un donatore periodico è importante. È importante perché così garantiamo la sicurezza del sangue che stiamo donando, perché periodicamente i donatori vengono sottoposti a controlli, per cui è giusto dire che chi dona fa sicuramente un atto di bontà e di solidarietà, probabilmente uno dei più alti che ci sono, però è anche un modo per tenersi sotto controllo. Molti donatori hanno poi scoperto di avere magari qualche patologia, qualche malattia che doveva curare proprio grazie al fatto di essere appunto donatore periodico e si sottoponeva a questi controlli. Guarda, anche qua posso fare una confidenza giusto a te e a tutto il resto del mondo che ci sta seguendo, per confermare quanto la donazione sia un gesto poi attentamente gestito dall'equipe medica che lo gestisce. A me, per esempio, a un certo punto mi hanno detto che non potevo più donare, e quando io ho insistito sul fatto di farlo comunque, perché non avevo, diciamo, dei limiti importanti, loro mi hanno assolutamente detto che non era possibile, per cui ecco. Se ho un rammarico è quello di attualmente di non poter donare più, per cui quando doniamo è certificato in maniera scientifica che stiamo bene e stiamo facendo del bene, per cui chi può farlo che doni, perché è davvero molto importante. Avis ce lo ricorda anche con questi video, ne abbiamo un altro di contributo video che condividerei subito prima di salutarci con Tony. Donare il sangue è una scelta alla portata di tutti. Per diventare donatori occorre avere un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, un peso non inferiore ai 50 kg, un buono stato di salute e un corretto stile di vita. I donatori periodici possono continuare a donare fino al compimento del 70° anno in base alla valutazione medica dei principali fattori di rischio correlati all'età. In alcuni casi bisogna osservare un periodo di sospensione dalla donazione. Tra le cause più comuni di sospensione temporanea vi sono le cure dentarie. Si richiede infatti una sospensione di almeno 48 ore da una pulizia dentale e almeno una settimana da un'estrazione dentaria o devitalizzazione, 4 mesi da un innesto osseo. Altri periodi di sospensione dalla donazione sono, per esempio, 4 mesi dopo piercing, tatuaggi, rapporti sessuali occasionali o promiscui, interventi chirurgici maggiori, agopuntura ed endoscopie, come ad esempio gastroscopie o colonscopie, 6 mesi dopo il rientro da viaggi in zone dove esiste il rischio di contrarre malattie tropicali o dopo il parto. In caso di vaccinazioni, malattie infettive e assunzione occasionale di medicine, i periodi di sospensione possono variare. In altre circostanze, l'esclusione dalla donazione è permanente. Questo avviene quando si è risultati positivi al test per l'HIV o a quello per l'epatite B e C, oppure quando si assumono sostanze stupefacenti, alcune sostanze farmacologiche, steroidi o ormoni a scopo di attività sportive. Inoltre, tutte quelle persone che soffrono o hanno sofferto di tumori maligni o ematologici, chi è affetto da malattie cardiovascolari gravi o dal diabete curato con insulina, chi ha ricevuto un trapianto d'organo o tessuti. Si può continuare a donare invece se l'ipertensione arteriosa è ben controllata, in caso di allergia ma non in fase acuta, e se si assume la pillola anticoncezionale.
I criteri di selezione sono a tutela sia della salute del donatore sia di quella del ricevente e ogni condizione particolare deve essere valutata assieme al medico che si occupa della selezione. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione donazione del sito avis.it. Donare il sangue è un atto volontario, gratuito, anonimo, responsabile e innocuo. Tutti dovremmo donare. Fallo anche tu. Bene Tony, allora grazie mille per essere stata qui con noi stamattina. Doniamo e doniamo in maniera permanente e grazie quindi per il lavoro che fate con Avis a San Giovanni Rotondo nel tuo caso, ma in tutta Italia con l'associazione. Sì, permettimi di fare un appello, il 16 presso il chiostro comunale ci sarà l'autoemoteca di Casa Sollievo per una raccolta straordinaria organizzata proprio da Avis. 16 giugno? 16 giugno. Dalle 16.30 alle 20.30. Quindi chiunque abbia intenzione di avvicinarsi a questo gesto di importanza e di grandezza straordinaria può venire, ci trova lì, sarà sottoposto appunto a dei primi controlli e se è idoneo potrà fare la sua prima donazione. Quindi aspettiamo molti di voi. Molto bene, grazie ancora per essere stata qui con noi Tonia e quindi appuntamento al 16 giugno a San Giovanni Rotondo presso il centro Avis. Abbiamo detto a Palazzo di Città? Sì, sì. A Palazzo di Città, in corso Umberto I. Adesso linea alla pubblicità, poi ritorniamo con gli aggiornamenti.